Ciao a tutti e bentrovati di nuovo sul mio canale. Allora, questo è un video vlog di quelli che mi piacciono poco perché mi imbarazzano tantissimo, cioè voi sapete che a me piace più farvi vedere delle cose che faccio piuttosto che parlare, però è un video che nasce per rispondere soprattutto a due di voi, una che mi ha chiesto di vedere il cambio di stagione del mio armadio, che non ho fatto in tempo a riprendere, però vi ho fatto vedere come è sistemato l'armadio dopo, e una di voi che mi chiedeva invece come va, mi chiedeva di farvi sapere come andavano i primi giorni di scuola. Allora, per quanto riguarda mia figlia, ha iniziato la quinta elementare, si chiama Sofia, e lei è una bambina che ama andare a scuola, studiare, stare attenta in classe, fare le ricerche, e quindi è al settimo cielo, e è contentissima perché ha rivisto tutti i suoi amici, è una bambina che non vede l'ora di fare i compiti, cioè lei ama il mondo della scuola e per fortuna le riesce benissimo, e quindi ci riempie di soddisfazioni, insomma, però è proprio bello vedere contenta lei. Per quanto riguarda il piccolo, che si chiama Tommaso, ha iniziato la prima elementare e per lui non è stato così semplice. Lui già diciamo, ha passato l'estate a rinnegare la fine della materna, e a piangere perché comunque voleva continuare ad andare lì a giocare con i suoi amichetti, a stare con le sue maestre, e quindi non voleva partecipare all'acquisto del materiale scolastico, dello zaino. Quindi è stato l'inizio un pochino più traumatico. E adesso è un po' più tranquillo, però i primi giorni proprio si buttava per terra quando la mattina lo svegliavamo per andare a scuola, piangeva, faceva i capricci. Già adesso che comunque è passato qualche giorno va meglio, e speriamo che continui così. Per quanto riguarda invece i quaderni, era stato commentato da una maestra che era strano che iniziassero con le righe di seconda elementare. E infatti hanno chiesto solo quadernoni a quadretti da un centimetro. Io adesso non mi ricordo com'era andata per mia figlia, però ho notato varie differenze, anche il fatto che a mia figlia erano stati chiesti i blocchi logici, a lui invece i regoli, insomma, ogni maestra, ogni scuola è diversa l'una dall'altra, ognuno ha il suo metodo, l'importante poi è che funzioni, insomma. Un'altra novità è che mi sono candidata in classe di mio figlio rappresentante di classe, e se vi può interessare vi volevo far vedere come mi organizzo per questo ruolo. Mio figlio fa la prima A, quindi mi sono stampata la copertina con la zip, molto carino, e utilizzo anche per i fondi della classe il metodo delle buste. Come vedete in questo momento ce n'ho già tre. Perché ogni busta è dedicata a una raccolta fondi diversa, quindi mi trovo benissimo ad utilizzarlo anche qua. E poi ho comprato questo quadernino dove dentro ho attaccato già i riassunti delle prime riunioni, i contatti delle mamme, delle insegnanti, ho fatto uno schema che poi ho distribuito a tutte le mamme con l'elenco dei nominativi dei bambini, con i numeri di telefono delle mamme, delle maestre, e ho scambiato il materiale per tutti, di modo che tutti possono contattare tutti. E niente, ve lo volevo far vedere, insomma. Eccola qua. Mi sto trovando bene. Mi sembra di avervi detto tutto, io adesso vi lascio al video dove vedete una ricettina, dove vedrete che tolgo qualcosa di estivo dall'armadio di mio figlio, perché lui, essendo molto freddoloso come me, ho potuto rimuovere tutte le cose estive, tra cui le mezze maniche, perché già non le porta più. Non ho potuto fare lo stesso con l'armadio di Sofia, perché lei è calorosissima, quindi porterà ancora le cose a mezze maniche, leggere, ancora un bel po'. E vi faccio vedere appunto come ho organizzato il mio armadio per l'autunno. E mi sembra di avervi detto tutto, nella speranza che questo video vi piaccia, io vi saluto e ci vediamo alla fine del video. Oggi è una giornata piovosa e ho deciso di preparare una ricetta insieme a voi.
Vi chiedo scusa se la qualità del video non è delle migliori, ma sto cercando di imparare bene. Per prima cosa vado a sbucciare i gamberi e a rimuovere il filetto nero da ogni gambero. E con tutti gli scarti vado a fare una specie di brodino, aggiungendo l'acqua, il sedano, le carote e i pomodorini. Nel frattempo ho lessato la zucca che vado a frullare per fare una crema di zucca. Metto poi a soffriggere i gamberi con un po' di scalogno e infine vado a versare la crema di zucca che ho già frullato prima, e con quella che avanza andrò a fare per la sera un passato di verdure. Ogni tanto allungo con un po' di brodo di pesce, e anche qua non lo spreco, ma quello che avanza lo vado a filtrare e lo metto in una bottiglia di vetro e lo surgelo, e lo utilizzerò poi per le prossime ricette. In ultimo poi vado a scolare la pasta e la vado a versare dentro alla padella dove ho cucinato tutto. Sembra una ricetta di quelle super costose, invece l'ho pagata poco e i gamberi li avevo presi in offerta all'Eurospin, e invece la zucca è quella biologica dei miei suoceri che io ho sempre nel freezer, ed è veramente incredibile. Poi sono passata in camera di mio figlio, ho fatto una cernita di intimo, quindi ho tolto le cose che gli andavano piccole e un pochino rovinate, e ho risistemato tutto quello che invece gli va bene, ha della sua misura, è integro e può andare bene per la stagione autunnale. Lo stesso vado a fare poi per i calzini. In ultimo risistemo anche qualcosa che avevo lavato e stava sullo stendino. Non vi scandalizzate se non piego perfettamente le cose, soprattutto l'intimo, ma è una mia opinione personale, io credo che sia una perdita di tempo, anche perché i cassetti poi li gestiscono i bambini e quindi durano da Natale a Santo Stefano, quindi per me devono essere messi in modo, diciamo, che sia utile a loro e che loro possano replicare. E dopodiché vado a mettere nella busta che vedete davanti a me tutti i vestiti che non gli andranno l'anno prossimo e quindi che dobbiamo regalare, e mentre metto nella scatola grigia tutti quelli che posso tenere e che penso che ancora gli andranno bene per la prossima estate. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you.
Per chi mi chiedeva dell'armadio, ve lo faccio vedere velocemente, così. Praticamente qua sotto ho le cose per il lavoro, e qua tengo le cose che uso soprattutto per uscire. Come vedete, prevalgono i colori dell'autunno perché è la mia stagione di armocromia. E questo è l'armadio dell'autunno che sto utilizzando adesso. Insomma, c'è qualche maglietta ancora a mezze maniche, ma diciamo che eccolo qua. Qua ci sono tutte le cose per il primo autunno, finché non arriva proprio il freddo freddo. Poi qua c'è tutto l'intimo e qua ci sono i pigiami, e sopra ho le scatole col cambio stagione. Sperando che il video vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.